Il progetto Corallo è un progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio naturale siciliano e maltese, perché è un progetto finanziato da un programma, proprio Italia-Malta, un Interreg Italia-Malta, che finanzia delle azioni, tra queste la valorizzazione proprio della biodiversità che troviamo all'interno di siti di interesse comunitario, appunto i siti della rete Natura 2000. Quali azioni abbiamo potuto portare avanti con Corallo? Sicuramente la valorizzazione di quelli che sono gli elementi più caratteristici, habitat e specie, attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. Abbiamo realizzato delle immagini a 360 gradi che sarà possibile visualizzare grazie ad una proiezione particolare all'interno di un igloo. Abbiamo realizzato delle immagini 3D che sarà possibile vedere all'interno di visori particolari e ancora delle camere del mare, stanze tecnologiche distribuite un po' su tutte le isole che diciamo, sono state oggetto delle attività di Corallo. E anche di Corallo Sì, perché Corallo Sì è il progetto di capitalizzazione del progetto Corallo, significa che porta avanti in continuità con il precedente tutte le azioni e le attività necessarie per divulgare e disseminare contenuti per una fruizione sostenibile dei siti della rete Natura 2000. Corallo, il progetto Corallo è un inno alla bellezza della natura, come volendolo raccontare come Papa Francesco, un messaggio che non è solo buono e giusto, ma anche bello perché deve raggiungere il cuore delle persone e ispirare l'amore che prende. È un progetto che ha portato a una realizzazione di un docufilm per parlare della biodiversità, della bellezza della natura, per costruire quel ponte fra l'uomo e la natura che un po' il tempo ha degradato. A presentare i risultati del progetto Corallo, dove abbiamo messo insieme, oltre l'attività di indagine dedicata ai siti di Rete Natura 2000, l'abbiamo, diciamo, incentrata sulla nuova tecnologia utilizzata per le riprese al fine di poter trasferire agli utenti immagini e contenuti che possono sensibilizzare, possono coinvolgere ad avvicinarli alla natura, alla biodiversità di questo Mediterraneo.